Come breve approfondimento matematico, vediamo con il programma Excel che effettivamente la combinazione lineare di un seno e di un coseno dà origine a un seno o un coseno traslato. Per combinazione lineare di seno e coseno si intende questo: si prende la funzione sen x e la si moltiplica per un coefficiente a sen x, poi si prende cos x e si moltiplica per un coefficiente b coseno di x. E poi si sommano a seno di x più b coseno di x. In questo caso particolare ho scelto il coefficiente a 1,5 e il coefficiente b 0,7. Qui vediamo tutti gli angoli x espressi radianti che ho scelto di riportare a salti di 0,1, praticamente fino a 2π greco, 6,3. E qui ci sono i corrispondenti valori di sen x, coseno di x, e poi qui abbiamo a seno di x, cioè seno di x moltiplicato per 1,5. Allo stesso modo qua abbiamo b coseno di x, cioè il coseno di x moltiplicato per 0,7. E qui abbiamo la somma di a sen x e b cos x. E naturalmente tutto è ripetuto per tutti gli angoli. Vediamo quindi i grafici che sono saltati fuori. Il primo, colorato in celeste, è seno di x, cioè è questo grafico qua. E infatti riconosciamo seno di x è questo andamento. Il tratto grigio invece è a per seno di x, cioè seno di x moltiplicato per 1,5. E infatti vediamo che ripercorre perfettamente l'andamento del seno, ma è stato, come dire, amplificato. Infatti non varia più tra più 1 e meno 1 come seno di x, ma varia tra più 1,5 e meno 1,5. Stessa cosa per coseno di x, il tratto arancione, che riconosciamo qua tra meno 1 e 1, il coseno di x e il coseno di x moltiplicato per b, cioè per 0,7, tratto giallo. E vediamo che infatti è un coseno che è stato diminuito in ampiezza e infatti oscilla tra 0,7 e meno 0,7. Infine, il tratto azzurro è la somma, cioè la combinazione lineare, questa qua, e si vede che il tratto azzurro è un seno o un coseno traslati. Per esempio, si può vedere come un seno che è stato traslato a sinistra, altrimenti doveva partire da qua, oppure un coseno che è stato traslato a destra, altrimenti doveva partire da qui e scendere in questo modo.